Ben ritrovati ragazzi. Allora oggi andiamo alla scoperta di un'abbazia abbandonata. Come vi dicevo, si chiama abbazia abbazia di Roti. Ecco come si chiama abbazia di Roti. Posto che parla da sé, Volevo venire qua in bici, ma tra l'altro oggi è anche una giornata primaverile. Il prossimo weekend andrò fuori 3 giorni in bici. Domani farò un giretto qui in zona. E allora oggi dico, va, mi vado a fare una bella camminata. Che vogliamo dire a questo posto? Credo che ci sia poco da dire. Allora, siamo arrivati all'abbazia di Roti, che credo sia questa. Messa un po' maluccio, peccato. È una struttura che si trova in un posto, a dir poco, fantastico, ma messo in condizioni molto 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 pericolanti.
Bene. Sono attratto, incuriosito da questo cartello. E voglio vedere quello che c'è scritto. Ma il cartello credo che faccia riferimento al corpo forestale dello Stato. Vi trovate su una delle 31 aree della rete di monitoraggio intensivo italiana finanziata con fondi del progetto FUTMON. FUTMON è il progetto per la creazione di una rete di monitoraggio a lungo termine sullo stato di salute delle foreste europee. Presentava l'area. L'Italia partecipa al progetto di monitoraggio della foresta con un budget finanziario di 5 miliardi della comunità europea. Bene. Ecco perché località Roti. La basilica prende il nome da Roti. Basilica, oh, non è una basilica, vuol dire. Che specie vegetale dominanti. Fascia mediterranea, rocce sedimentarie, altitudine 7,75. Analisi, animali, invece di protezione, foreste. Bene, ok. Detto ciò, possiamo continuare il percorso. Quando si viene in questi posti il silenzio la fa da padrone. Posto meraviglioso, è una pace, ragazzi, incredibile, una pace incredibile. È quasi surreale il silenzio di questo posto. Thank you.
Allora ragazzi, adesso andremo in un posto chiamato Grotta di San Francesco, dove la storia narra che qui fece una sosta in un suo pellegrinaggio, San Francesco d'Assisi. Allora, qui bisogna capire qual è il sentiero, perché posto. Posto pazzesco. Mai stato poi nella grotta di San Francesco. Come ci sarà arrivato qua a San Francesco? Un bel peregrinare, eh? Beh, non c'è male.
Eccola qua, la grotta di San Francesco. Ah, è meravigliosa, ragazzi. Guardate che panorama. È incredibilmente bello. Abbiamo tutto, basta semplicemente.